Sì, un rumore spaventoso, sembrava un botto, come se fosse caduta una bomba, e che era scoppiata la bombola, invece poi si sono spaventati un po' tutti. Quali sono i danni? Tanti, adesso in casa c'è, beh, a parte qua che si è rotto qualcosina sul balcone, in casa abbiamo il tetto scoperchiato, cioè se piove c'è il cielo aperto sopra in casa, su, e questo è il tetto com'è, e qua infatti c'è il buco che dentro, ma no, questione di minuti, non di più. Sono stati 2 minuti, è stato un grande spavento e basta. Purtroppo ero in casa, ero appena entrata dall'orto e si vedeva un brutto tempo. Sono andata su a chiudere tutte le tapparelle per evitare, e quando sono scesa giù ho visto questo vertice proprio che saliva da terra e prendeva su tutto quello che poteva prendere. Ho visto che si staccavano i tegoli del meccanico venendo in giù, tutte le altre cose. Ho pensato di buttarmi per terra io e i cani. C'era un rumore assordante, un fischio di vento assordante che mai è successo una cosa del genere in vita mia. Ho pensato a buttarmi per terra, a salvare i cagnolini, perché eravamo solo noi due dentro. E lui è Max. Guardi, i rumori erano tanti, quello che a me ha dato, mi è rimasta dentro la paura, e questo rumore assordante di vento, di un rumore abbastanza assordante era. Vedendo arrivare queste tegole, anche se la finestra era chiusa, vedendo arrivare queste tegole, mi sono buttata sotto il tavolo, ho detto se si rompe il vetro e via, almeno sono riparo sotto il tavolo con i cagnolini. La durata del tempo, guardi, sarà stata un 30 secondi, forse meno, non lo so nemmeno, ma i rumori erano tanti e facevano paura, anche perché vedendo alzare, diciamo, questo vortice che prendeva su tutto quello che trovava davanti, ho capito che non stava succedendo qualcosa di bello, ecco tutto qui.